Buonasera, buonasera a tutte, buonasera a tutti e benvenute e benvenuti a questo evento del ciclo Arte e Scienza. Arte e Scienza è un ciclo di appuntamenti organizzato dal Politecnico di Milano, di incontri in cui personaggi del mondo della cultura, della scienza, della moda, dello sport, della politica e dello spettacolo dialogano con docenti del Politecnico di Milano. E questa sera io ho la fortuna, l'onore e il piacere di dialogare con Fabio Treves, che è un musicista molto noto e che vi presenterò fra un secondo. Io mi chiamo Gabriele Pasqui, insegno politiche urbane qui al Politecnico, alla Scuola di Architettura, e penso di essere stato scelto per questo dialogo con Fabio perché da molto tempo mi sono interessato al rapporto fra musica e città. Infatti il titolo dell'incontro di oggi è Milano Blues, un titolo che non ha bisogno di grandi spiegazioni. Fabio Treves direi che è il più importante, il più famoso bluesman italiano e, come ci racconterà lui, è una persona musicista molto radicato nella nostra città e persino nel quartiere dove il Politecnico ha una delle sue sedi principali, Città Studi. Io da tanto tempo spero di poter fare un corso universitario sul tema del rapporto fra musica, in particolare musica popolare, rock, pop, blues e città. Prima o poi ci riuscirò, perché ho sempre pensato che il rapporto fra musica e città sia un rapporto molto, molto importante. Ecco, Fabio Treves è secondo me un'esemplificazione di questa relazione, di questo rapporto. Dirò solo due parole su di lui perché, ripeto, credo che tutte e tutti voi lo conosciate bene. Fabio Treves è musicista, armonicista, cantante e leader della Treves Blues Band, che ha compiuto più di 45 anni di lavoro alle spalle. La Treves Blues Band nasce nel 1974, quando Fabio Treves era un giovane armonicista di Lambrate, quindi viveva proprio vicino al Politecnico, poi credo che di questo lui ci parlerà, e ha fondato questa band che fra le prime in Italia, forse per prima, ha pensato di portare e divulgare i valori, la cultura e la musica blues nel nostro paese. Lo ha fatto con grande successo, costruendo nel corso del tempo una incredibile esperienza di dischi e di musica dal vivo, condividendo il palco con grandissimi protagonisti della scena internazionale e nazionale del blues, suonando con musicisti eccezionali. E anche avendo la possibilità di collaborare con tantissimi altri artisti italiani, anche molto noti e molto famosi. Nel 2014, per il quarantennale della nascita della band, c'è stato un importantissimo tour dei 40 anni che ha sancito, diciamo, il ruolo fondamentale che Fabio Treves ha avuto e ha nella scena blues italiana. Naturalmente, Fabio, anche dopo questo, diciamo, quarantennale, ha continuato a suonare, ha continuato a lavorare con la sua band, e io credo che davvero lui rappresenti in maniera eccezionale, plastica, chiarissima, una tradizione che per primo o fra i primi ha portato con questa forza e questa determinazione nel nostro paese. Oggi mi piacerebbe innanzitutto che lui ci raccontasse che cosa pensa del rapporto fra il blues e la città. Perché il blues, lui lo sa meglio di me, nasce rurale, nasce nelle campagne, però poi è anche una musica urbana, no? Pensiamo all'esperienza straordinaria del blues di Chicago, a cui lui si è molto, molto ispirato. Ecco, magari si può partire da qui, se lui ne ha voglia, cercare di farci capire che cosa lui pensa del rapporto fra questa musica, e diciamo, la città, e in particolare che cosa pensa del rapporto fra il blues e la nostra città. Il suo soprannome era il Puma di Lambrate, quando lui da ragazzino viveva in questo quartiere. Fabio è anche un conoscitore della nostra città e quindi poi mi piacerebbe nel corso della nostra chiacchierata, del nostro dialogo, che lui ci parlasse anche un po' di Milano. Però lo farei partire a riflettere con noi su questo tema, cioè che relazione, che rapporto fra blues e città in generale e poi che rapporto e che relazione fra il blues e la nostra città, e la città di Milano. Io gli darei subito la parola, poi magari interloquirò con lui, interagirò con lui nel tempo che abbiamo, e poi qua e là credo che ci regalerà anche
qualche momento in cui ci suonerà qualche pezzo con l'armonica e credo che questo faccia piacere a molti e molte di voi. Fabio, lascio a te la parola e diciamo ti chiedo un po' di reagire alle cose che ho detto. Grazie al professor Pasqui, grazie ovviamente di avermi invitato perché mi si dà la possibilità di raccontare un po' la mia storia, la mia vita. Il blues tante volte mi ha chiesto ma che cos'è per te il blues? E io ho risposto semplicemente che il blues è il sottofondo musicale della vita di tutti i giorni, ma non soltanto per me che la suono, ma anche per tanti altri, perché il blues racchiude migliaia e migliaia di stati d'animo. Soltanto il blues riesce a trasformare questi stati d'animo in momenti di musica. Non a caso in tanti film, in tanti telefilm, si sente il suono dell'armonica. Si sente il suono dell'armonica perché è una situazione blues, è una situazione a volte di sofferenza, a volte di piacere, due sguardi che si incrociano, un amore che nasce improvviso, il riscatto sociale, la voglia di un mondo migliore, un mondo di pace, un mondo in cui l'ambiente viene salvaguardato dagli atteggiamenti di tutti noi. Il blues è uno stile di vita. Gli americani dicono "a state of mind", e io dico invece uno stile di vita, perché il bluesman è una persona che sta attento a quello che succede intorno al mondo. E se non ci fossero le città con le loro nevrosi, con i loro suoni, con i loro punti di aggregazione, con le loro storie, non esisterebbe, sarebbe finito il blues. E il bello del blues che ha subito delle trasformazioni, come diceva prima il prof Pasqui, dalla campagna, dai primi canti di lavoro, dai primi canti di quelli che raccoglievano il cotone, da quei momenti che sono indimenticabili per la storia del blues. Il blues è arrivato dopo la Grande Depressione nelle grandi città come New York, Chicago in primis, Detroit, che è una famosa città famosa per le sue industrie, e quindi il blues risente della città, delle sue nevrosi. Non a caso il blues campestre è un blues morbido, dove c'è il musicista sulla veranda che sono cose tranquille. Dopo una giornata di lavoro si mette lì con la sua, arriva in città e il blues risente di questa trasformazione. Quelle stesse note, quelle stesse melodie acquistano più forza, l'armonica non è più acustica ma viene inserita in un amplificatore per avere più volume, e lì nasce il blues di Chicago. E io, quando avevo 15-16 anni, ero uno studente con pessimi risultati, chiudo la parentesi, mi ispiravo a questi suoni che arrivavano d'oltreoceano o d'oltremanica, perché poi il blues è quello grintoso, quello che faceva ballare anche migliaia e migliaia di generazioni di giovani, arrivava anche dall'Inghilterra con John Mayer, la Acid Corn, i Rolling Stones. Però quella sonorità lì è quella che è rimasta nel blues. E poi il blues ha la fortuna di essere un genere che ha messo in pratica quello che si dice da sempre, che solo con i grandi confronti di culture si va avanti e si cresce. E quindi il blues ha abbracciato la musica dei Caraibi, il blues ha abbracciato la musica di quelle zone dell'America dove da sempre ci sono stati delle forti comunità irlandesi, europee. E quindi il blues non è soltanto il blues di Chicago, ma nel blues appartengono molte, molte, molti generi musicali, sottogeneri musicali, e il bello del blues è proprio questo, che non è mai stata una musica di moda e proprio per questo non andrà mai fuori moda. E questa è una delle soddisfazioni più grandi. Per poi tornare così un po' al discorso della mia Milano, io ho incominciato proprio frequentando quei pochi locali che c'erano negli anni 60 e poi abitando in una zona proprio a pochi passi dal Politecnico, nei momenti di relax dopo le nostre partite che finivano con dei risultati 135-51,
proprio nei giardini di Piazza Leonardo da Vinci, e quando erano impraticabili si giocava, le due porte erano le due entrate del Politecnico, dei due portoni, quindi ho un ricordo molto bello del Poli. E nei momenti di relax avevo sempre questa armonica che mi teneva compagnia, ma ero molto 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 scarso, difficilmente riuscivo a fare qualcosa di buono. Però chiudevo gli occhi con alle spalle il Politecnico, davanti Piazza Leonardo da Vinci, e sognavo un giorno di suonare su un palco come quelli che andavo a vedere al Fighters Club, e che sarei diventato uno che suonava la musica che lui considerava la più bella del mondo. E io poi sono stato veramente molto fortunato, perché a differenza di altri musicisti che sono diventati famosi e che riempivano il forum e gli stadi, io ho mantenuto sempre una coerenza artistica. Non mi è mai interessato guadagnare dei soldi o arrivare prima in classifica, però ho fatto delle cose stupende, che sono aver portato la musica blues all'interno delle case di riposo, delle università, delle scuole, delle carceri, degli oratori, delle feste di piazza, delle feste della birra, e vi posso assicurare che quando finivo di suonare mi sentivo veramente bene, perché avevo portato una musica che io considero bellissima a delle persone che non la conoscevano, e quindi mi sento tuttora molto 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 realizzato. Fabio, posso chiederti una cosa un po' personale? Oggi non è un giorno felicissimo per il Politecnico, in particolare per la scuola di architettura, perché è oggi un giorno un po' blues, nel senso di un giorno triste, perché è scomparsa una nostra collega che oggi voglio ricordare, si chiama Corinna Morandi, che era stata per tantissimi anni una bravissima collega che ha lavorato con noi. Normalmente quando si pensa al blues si pensa prevalentemente a una musica che racconta cose tristi, no? Si dice hai il blues, sei blues. Però tu hai detto una cosa che mi è piaciuta, che in realtà il blues, anche nelle sue diverse configurazioni, è in grado un po' di narrare tutti gli stati d'animo. Mi confermi questa cosa? Cioè il blues è anche una musica giocosa, una musica allegra, no? Che riesce a portare anche allegria. Ne abbiamo abbastanza bisogno, direi, in questo periodo. Allora, racconto questo episodio che si legge in tantissime biografie di musicisti famosi. Quando si dice il blues è la musica del diavolo, qualcuno dice perché esisteva un brano che parlava di... In realtà il blues aveva questa connotazione negativa, perché negli anni del proibizionismo gli unici locali che funzionavano erano quelli vicino ai crossroads, vicino agli incroci, un po' fuori dalle città del sud degli Stati Uniti. Era l'unico genere musicale che si suonava, perché lo si suonava con degli strumenti da pochi soldi, dove magari sì, esisteva la prima chitarra elettrica nell'amplificatore, ma dove girava del whisky di contrabbando, dove c'erano delle ragazze, delle donne che tenevano compagnia, usando questo eufemismo, dove magari si fumava un qualcosa che era già illegale ai tempi, e le mogli, quando vedevano andare via i mariti, magari sabato sera, dicevano «Ehi, non andrai mica là dove c'è la musica del diavolo», perché tutto questo aveva una connotazione negativa per alcune persone abituate negli stati del sud a essere molto, molto religiosi, molto praticanti. Il blues in realtà è una musica che va oltre. Io ho suonato blues nelle chiese, ripeto, ho suonato blues nelle feste della birra, ho suonato blues nei centri sociali, ho suonato il blues negli ospedali. E non posso dire che il blues sia soltanto quella cosa lì, perché il blues ce lo riconfermano i film, quando c'è un incontro di un certo tipo dove capita, non capita, qualcosa di morbosetto, non c'è il trombone, non c'è l'organo, non c'è il sax, ma c'è un'armonica spesso. E se c'è un inseguimento della macchina della polizia, quelli che hanno rapinato una banca, c'è.
c'è il verso del treno, perché il treno, la ferrovia, è qualcosa di importantissimo nella storia degli Stati Uniti, ma soprattutto nella storia del blues, perché la ferrovia era costruita dai detenuti con le palle al piede, e che costruivano un qualcosa, un percorso per questo nuovo mezzo che era il treno. E quindi ritornano i momenti in cui il blues rappresenta, ripeto ancora una volta, la vita di ognuno di noi, mia, tua, di quelli che ci stanno ascoltando. Chi di noi non ha avuto un momento di scoramento, le braccia che ti cascano e ti viene da pensare al tuo migliore amico che se n'è andato, oppure a un qualcosa di triste, la mestizia che ti assale. Però c'è anche il blues, ripeto, che parla di amore, che parla di riscatto sociale, che parla di un nuovo mondo fatto di persone per bene, dove non esistono le guerre, dove non ci siano i mercanti di armi, dove non ci sia il mercato della droga, dove ci siano persone felici in un mondo bello, senza inquinamento. E queste cose qua le avete il blues. Per primo il blues ha parlato della violenza sulle donne tra le quattro mura domestiche. È quello che ha affrontato per primo il tema dell'impegno per i diritti civili. Nelle manifestazioni dei primi anni 60 di Martin Luther King si ascoltavano i gospel, che sono comunque della grande famiglia del blues. E questa la dice lunga su questa. E poi, per ultimo, voglio pensare a un film che tutti noi e tutti i nostri partecipanti conoscono, Blues Brothers. E Blues Brothers cosa racconta? La storia di due tipi un po' sgangherati che si mettono d'accordo con la pinguina per fare un concerto e per raccogliere i soldi per l'orfanotrofio. E io mi sono ritrovato anni prima dei Blues Brothers a fare la stessa cosa. Quanti concerti ho fatto per raccogliere dei soldi a favore di progetti e di nobili cause, non me li ricordo neanche più. O quanti concerti ho fatto per saldare delle fabbriche in lotta. Questo è il patrimonio mio, ma è anche il patrimonio di quelli che mi hanno ascoltato in quel periodo. Grazie. Milano era così. Poi non dimentichiamoci che lo spazio, diciamo, dove c'è il Politecnico, Città Studi e Lambrate sono due realtà vicinissime. Quindi Città Studi. Sì, mi piacerebbe che ci raccontassi qualcosa di più anche di Lambrate, della tua origine, della tua esperienza nel quartiere quando eri ragazzo, cos'era allora e anche magari che impressione ti fa oggi, come ti sembra cambiato Lambrate e in fondo le periferie delle nostre città. Allora, io conosco bene Lambrate perché, ripeto, abitavo in una viuzza che sfociava quasi in Piazza Piola. Conosco bene la zona del Politecnico e nei primi anni 60, perché io ormai tra pochi giorni ho 71 anni, nei primi anni 60 io ero un ragazzino di 10-11 anni e dietro al Politecnico non c'era niente, c'era soltanto l'Istituto Besta e poi dove adesso ci sono l'Istituto dei Tumori, la Facoltà di Scienze e altri poli universitari, non c'era niente, erano campi dove la mattina della domenica c'erano quattro partite di fila e dove noi ragazzi andavamo a ridosso della massicciata del treno per vedere il treno che passava, ed era un'esperienza perché di solito noi il treno lo usavamo per andare in vacanza e lì invece vedevamo i treni che sprecciavano da una parte all'altra. E forse, chi lo sa, magari anche questa immagine del treno che sprecciava davanti ai miei occhi mi ha inculcato la passione per questo strumento, e proprio il verso del treno è diventato uno dei miei cavalli di battaglia che suono. Anzi, ne approfitto perché poi dopo mi dimentico. Provate a chiudere gli occhi, provate a immaginare non il Freccia Rossa, ma quei treni dove ancora bisognava caricarli col carbone e incominciavano a partire pian pianino. Oh,
E poi, sai, potrei raccontarti tante, tante cose di come ho visto io il cambiamento, perché, ripeto, c'era soltanto Città Studi e poi ho cominciato a risplendere i poli universitari, e poi dalle parti della ferrovia hanno cominciato a costruire, e poi via Rombon, che una volta era proprio periferia pura, sono sorti dei mezzi casermoni, il Parco Lambro ha cominciato a essere un punto dove vedevi le persone che andavano lì con le carrozzine, con le biciclette, poi l'esplosione della musica con i festival di Renudo al Parco Lambro, ed è cambiato, ecco, è difficile parlare di progetti in questo momento, però a me piacerebbe che qualcuno potesse studiare, che ne so, una casa per la musica, una casa per i gruppi, che sono tanti, che vanno lì e hanno la possibilità di suonare. Io ho fatto anche una cosa molto, molto bella quando ho avuto l'esperienza nel Consiglio Comunale. Ho messo a disposizione di tutte le band che volevano un palco gratuitamente in piazza all'Arco della Pace. È stata un'esperienza incredibile. Venivano ragazzi e band da tutte le zone di Milano e avevano quel momento di celebrità o la possibilità di farsi conoscere dai loro amici, dai cittadini. Ecco, a me piacerebbe poter mettere a disposizione del quartiere che io amo, che è Lambrate, una situazione, magari anche soltanto estiva, per dare la possibilità ai gruppi, ai diversi gruppi, dei diversi generi, per mettersi in mostra, soprattutto per far capire che la musica ti aiuta, a uscire da situazioni disagiate dal punto di vista sociale, familiare, economico. Il blues è aiutato dall'altra parte dell'America grandissimi musicisti che avevano vissuto anche momenti tragici come l'abbandono dei genitori, come l'aver provato la galera, e il blues per loro ha rappresentato un riscatto sociale. Ecco, mi piacerebbe che anche nel quartiere di Lambrate ci fosse la possibilità, almeno una volta, provarci. Poi dopo, se non succede niente, cambiamo impostazione, cambiamo progetto, cambiamo... Però potrebbe essere anche un momento nuovo per rivitalizzare e rendere un po' più allegro, perché finito il momento dello studio, una volta che si chiudono le università, non è che Lambrate sia New Orleans o Broadway, c'è poco o niente, c'è la famosa birreria, c'è il localino, ma proprio ino, e poi basta. E mi piacerebbe poter d'estate blues e sport, blues e conoscenza, blues, il blues è cultura, il blues è arte, il blues fa bene alla salute, io dico sempre questo, il blues fa bene alla salute. È bello vedere concerti, il mio compagno di scuola che si è portato il figlio, perché poi magari tra qualche anno il figlio porta anche i nipoti. Certo. E quindi c'è questo interesse trasversale che va al di là delle mode, va al di là dell'età, delle generazioni. È una cosa molto importante, anche perché capita, penso, forse solo con il blues e qualcun altro di famosissimo, insomma, mi viene in mente Vasco Rossi o i Pooh, perché sennò gli altri generi musicali sono relegati così a un discorso un po' di settore. Ci vanno i giovanissimi. È difficile un concerto di rap trovare un sessantenne. Questo mi piacerebbe che tu ci aiutassi a rifletterci un po'. Hai raccontato che quando il blues è diventato così importante anche in Europa, durante gli anni 60, per esempio, è stata la Gran Bretagna, no? Che ha rilanciato potentemente, certo, il blues. Hai citato John Mayall, hai citato i primi Rolling Stones, no? Ma anche molti altri, gli Yardbirds e tanti altri, no? E fra l'altro sono stati loro poi in un certo senso a ridargli forza anche negli Stati Uniti, no? Che, certo, c'è stata una sorta di, si chiamava British Invasion, se mi ricordo bene, no? L'invasione del British Blues negli Stati Uniti.
Beh, allora era la musica dei giovani, non c'è dubbio, era una musica che incontrava tantissimo persone come te, no? Giovani che avevano voglia di fare musica, che avevano voglia anche, diciamo, di fare della musica qualcosa di importante per la vita. Tu hai detto che il blues è molto transgenerazionale. Io, se penso ai miei figli che sono adolescenti, non è la prima musica che gli viene in mente, sinceramente, no? Ascoltano di più il rap, onestamente. Però mi piace che tu ricordi questa dimensione del fatto che il blues parla a generazioni diverse. Ecco, forse questo è un punto importante anche per dare forza e possibilità ancora al blues di essere capace di parlare anche ai più giovani, cosa che mi sembra fondamentale, no? Sì, io ho avuto delle esperienze dirette di miei amici che mi dicevano le stesse cose, ma sai, io dicevo, dai, vieni la prossima volta che suono a Milano con te, ma sai, mio figlio sente altra musica. Vabbè, altra musica, ma sente altra musica vuol dire che già qualcosa se ne intende. Ma sai, poi arrivavano con il figlio, alla fine del concerto questi ragazzi venivano, ma no, ma questo qui è il blues, ma no, ma allora mi piace, perché purtroppo, e non è colpa mia, il blues ha sempre avuto questa, è stato connotato, è stato definito da qualche becero integralista come una musica di nicchia. E allora uno per musica di nicchia intende una musica, la nicchia è sempre qualcosa di polveroso, che nessuno va lì a pulire la nicchia, no? E invece non è una musica di nicchia, è una musica popolare. La musica popolare, se io ti racconto dei concerti che ho fatto in questi 45 anni, se ti racconto i quanti rassegne di blues ci sono in Italia, ci sono molte più rassegne di blues che non molte più rassegne di heavy metal o di rap o di reggae, perché la musica si è radicata e la gente, i giovani, hanno capito che è una musica che ti fa venire la pelle d'oca, perché il rap, io non voglio fare polemiche con il rap, ma il rap non è una musica suonata, è una musica campionata dove c'è uno che sulla console col vinile. È una musica molto difficile anche da capire, perché il rap americano, un italiano, a meno che non abbia il testo, non capisce una parola, perché è uno slang, è lo slang. In italiano è un parlato che spesso si sovrappone velocissimo. Capisco che sia di moda tra i giovani, però, per me la musica è la musica, quella che ce l'ha solo, fa venire la pelle d'oca. E voglio citare, dopo le parole che hai detto tu, Robert Plant, cantante leader delle Zeppelin, disse in una famosa intervista: io devo ringraziare Willie Dixon, il grande Willie Dixon, perché senza il suo You Shoot Me e I Can Quit You Baby, molto probabilmente noi le Zeppelin non avremmo raggiunto i primi posti delle classifiche. E i Rolling Stones nel 1964, per la loro prima tournée americana, vollero niente poco di meno che Muddy Waters, che è una delle grandi leggende del blues, perché hanno voluto tributare il loro omaggio sincero, la loro passione, a quello che ha dato il nome Rolling Stone, il famoso brano di Mississippi Muddy Waters, nato McKinley Morganti, perché gli inglesi sono sempre stati molto attenti a riconoscere i meriti dei loro beniamini. Tu hai citato gli Yardbirds, ci sono anche gli Animals, che hanno fatto un tour con Sonny Boy Williamson, che era uno dei più grandi armonicisti viventi della storia del blues. E quindi sono delle cose che si ripetono. Io ho incominciato ad apprezzare e ad amare il blues tramite i dischi che arrivavano dall'Inghilterra. Gli inglesi l'hanno fatto ascoltando i marinai che portavano i dischi del blues arrivando dall'America. E io spero che molte giovani band abbiano iniziato a suonare il blues grazie così agli insegnamenti, agli aneddoti e alla voglia di divulgare il blues di Fabio Treves. E così va avanti la storia del blues. E io mi auguro ovviamente di avere sempre più giovani ai concerti, perché potranno dire: ah, io ho sentito Treves, ma sì, quella musica lì mi piace. Mi piace molto questa idea che il blues abbia questo carattere intanto transnazionale, no?
cioè passa da un continente all'altro, attraversa anche forme musicali differenti, lo ricordavi tu prima, influenza altra musica, però c'è un suo fondo che rimane sempre. In una delle domande che ci stanno facendo i nostri ascoltatori si dice proprio come stimolare i giovani a riconoscere il grande blues degli anni 60 e 70, ma tu un po' ci hai risposto, quello che hai chiesto prima, no? Anche di immaginare dei luoghi permanenti, stabili, dove la musica e questo tipo di musica possa essere fatta incontrare alla città i più giovani, a me sembra una idea bellissima su cui mi piacerebbe lavorare, no? Cioè immaginare anche degli spazi, dei luoghi dove la musica blues insieme ad altre possa anche contaminarsi con altre, ma possa, diciamo, rappresentare un modo, no, di intendere la musica, di intendere il rapporto fra la musica e la vita. Questo mi sembra bellissimo. E penso che questa idea anche di avere nelle aree periferiche, nei luoghi periferici, degli spazi per la musica sia importantissimo. Tu ricordavi anche la tua esperienza di consigliere comunale, no? In cui questo tema era al centro della tua attenzione. Certo. Forse per questo si potrebbe fare qualcosa di più, mi sento di dire. Sì, perché Milano è una città che risponde. Non possiamo, quando capitano, lamentarci di atteggiamenti non certamente virtuosi da parte di alcuni giovani, se poi noi non diamo un qualcosa che va più in là del programma televisivo, della panzina, ammesso che ci siano ancora dei giornali, delle riviste per giovani. Bisogna dare qualcosa, poi dopo dai risultati si potrà capire qualcosa. Se saranno delle serate frequentate da due persone, boh, si chiude quello spazio lì. Ma se invece arriveranno giovani per suonare quello che vogliono, senza spendere dei soldi, senza pagare diritti d'autore, borderò che ti portano via più del 3% dell'incasso, se sarà una cosa pubblica e se andrà tutto bene, vorrà dire che con poca spesa e senza grandi progetti si sarà fatto qualcosa per il quartiere, visto che io so che a Lambrate e dintorni e che molti studenti anche che frequentano e studiano il Poli hanno il loro gruppettino, il loro complessino, e mi dicono sì, però noi non dopo un po' noi molliamo il colpo perché non sappiamo dove andare a suonare. Locali ce ne sono sempre meno, ripeto, è difficile in questo periodo fare questi discorsi, però può essere un qualcosa per dare anche un po' di sorriso a una città che le fabbriche non ci sono più, quei locali che c'erano non ci sono più, la città sta cambiando e cerchiamo di mantenere ancora un po' vivo l'ottimismo, il sorriso. È un po' il discorso che si è fatto per tanti anni con lo sport, no? Lo sport deve essere lo sport di base, ad essere agevolato, ad essere premiato. È un po' la musica, non esiste soltanto il grande concerto del grande artista a San Siro, ma esiste anche una musica fatta per persone giovani, da giovani. Proviamoci, magari, oppure si può partire anche, non lo so, se questo primo nostro incontro avrà un seguito, chi lo sa, magari si può pensare anche al Politecnico, che possa ospitare degli incontri di tipo musicale per poi dopo lasciare lo spazio a dei giovani, fatto anche di filmati, fatto di fotografie, fatto di mostre, per far capire a dei ventenni che cos'è stato Milano negli anni 60, cos'è stato Londra negli anni 60. Chi lo sa, da cosa nasce cosa? Io conosco tanti musicisti che sarebbero ben contenti di poter portare il loro contributo, la loro esperienza diretta, così come sto facendo un po' con voi stasera io. Senti, posso chiederti un'altra cosa? Quando ci siamo parlati l'altro giorno hai ricordato uno dei tantissimi concerti che tu hai fatto molto legati a temi di natura sociale. Ricordavi concerti svolti per esempio durante le crisi industriali, durante le crisi delle fabbriche, no? Sì, proprio nella zona di Lambrate.
Io in generale mi piacerebbe che tu ci dicessi qualcosa di come tu vedi il rapporto fra blues e impegno sociale. Ci hai fatto, ne hai già accennato prima, no? E l'hai fatto anche con riferimento alla storia del blues, al rapporto fra il blues e la vicenda dei diritti civili, soprattutto per le persone di colore negli Stati Uniti, ma ce ne sono tante altre situazioni di questo tipo. Io penso che questo sia un tratto molto forte nella storia di questa musica e quindi volevo che magari tu ci dicessi ancora qualcosa su questo rapporto fra blues e società, fra blues e problematiche e temi sociali. Guarda, io sono, come dicevo prima, felice, contento di aver sempre messo la musica mia della Travis Blues Band, perché io quando dico musica mia, io da solo non avrei mai potuto fare niente. C'è sempre la Travis Blues Band con me, ma sono contento di aver dato il mio appoggio, la mia musica per delle battaglie giuste, delle battaglie sociali, delle battaglie politiche, delle battaglie dell'intelligenza sulla stupidità, delle battaglie a favore di salvaguardia magari di movimenti, di strutture, di realtà che stavano chiudendo. Io mi ricordo quando sono entrati in lotta le grandi fabbriche che hanno reso famosa Lambrate, in primis gli Innocenti, dove si fabbricava la famosa Lambretta, Lambretta gli Innocenti, e poi la Faema. E mi ricordo quei concerti fatti al Cinema Splendor in Piazza Piola, dove altri miei colleghi più famosi, come il carissimo Enzo Iannacci, Nanni Svampa, Bruno De Filippi, hanno suonato per portare la loro arte al servizio di. Ma poi anche quando c'è stato il periodo degli anni 70, la lotta delle donne, i primi centri sociali occupati, poi dopo ognuno può pensarla come vuole, però il primo concerto di blues a Milano l'ho organizzato io assieme a degli altri amici al Centro Sociale Loncavallo nel 78, dove si sono esibiti soltanto musicisti italiani perché ancora non si potevano portare gli inglesi e gli americani. E poi dopo ci sono state tante altre momenti in cui chi è che chiamiamo? Chiamiamo la Travis Blues Band, perché sono quelli che portano gente, che vengono a gratis. Non se la tirano, ma potrei andare avanti veramente per tanto tempo, non me le ricordo più, però sono cose importanti. Perché hanno chiamato me a suonare all'Istituto Redaelli di Via Dalviano? Non soltanto perché avevo mia madre ricoverata lì dentro, ma perché avevano provato a chiamare degli altri e non sono arrivati. Io ho chiamato tutti i miei amici che conoscevo e siamo andati lì in una banda di 10 persone e volevamo fare blues. Allora il primo pezzo facciamo questo, il secondo pezzo, e dopo il secondo pezzo ci siamo ritrovati a cantare una bella Madonnina e portare il campo di tennis, la Balilla, Azzurro, capito? Però lo spirito era quello, lo spirito è andare in un posto per far star bene questi poveri veget che magari non vedevano i parenti, magari non avevano nessuno che li andava a trovare. Lo stesso mi è capitato per gli ospedali, che sono una cosa, l'unità spinale di Linguarda, l'istituto dei tumori, posti dove io per primo sono uscito felice. Sì, felice anche dei genti, poveracci, che hanno sentito una musica che li ha fatti sorridere, che li ha fatto battere le mani. Però il primo a essere felice, contento, soddisfatto e gratificato era il musicista, nella fattispecie sottoscritto. Perché per me il blues è soprattutto intelligenza, sensibilità, spiritualità, darsi una mano e pensare che anche se si fa un po' di fatica, di tanto in tanto non fa male a mai nessuno. Cioè il blues, la storia del blues è piena di grandi, grandi, grandi personaggi che poi hanno scritto delle autobiografie stupende, che facevano 10-12 ore sul trattore sotto al sole,
e sono diventati, si chiamano B.B. King, persone che hanno fatto il tassista, hanno fatto il ferramenta, hanno fatto il poliziotto, eppure la sera suonavano nei locali di blues. E questo vuol dire pensare che il blues, nel mio caso, io non ho mai pensato di vivere di blues, perché il blues, sì, ci sono i grandi nomi, Eric Clapton, i grandi nomi del blues ci sono e hanno vissuto di blues, ma il blues è la musica di chi ha passione, e io, per non perdere questa passione, per tanti anni ho fatto un altro lavoro, cioè, quindi mi fa piacere poterlo dire, poterlo raccontare, poterlo dire anche a tanti giovani che dicono ma io faccio fatica, ma fai fatica, pensa a quelli che avevano le palle di piombo al piede e dovevano costruire la ferrovia cost to cost negli Stati Uniti. Ah no, hai ragione, sono quasi un privilegiato, bravo, così ti voglio vedere. Beh, è bellissima questa cosa. Ma senti, tu mai ci hai detto che esiste ancora una scena blues nel nostro paese, importante, quindi, che ci sono anche i giovani. Ecco, questo è molto bello, no? Non solo a Milano, immagino, un po' in tutta Italia. Io ho in mente molte città nelle quali c'è una tradizione importante di blues, naturalmente Napoli, ma non solo. Quindi mi confermi che è un campo ancora, diciamo, vivace questo? Allora, io ho suonato... ho fatto il primo concerto nel comune di Ulassai, provincia di Nuoro. Se tu a un sardo del nord gli chiedi dov'è Ulassai, lui non lo sa, non ti risponde. Ho fatto dei concerti in Trentino Alto Adige, in posti incredibili. Esistono festival del blues in Sicilia, in Puglia, esiste il Trasimeno Blues sulle rive del lago Trasimeno, Castiglione del Lago, esistono, cioè in ogni regione può vantare una bellissima scena di blues, a meno in provincia di Novara, il Delta Blues a Rovigo, e così andando avanti. E molti di questi festival del blues sono nati come? C'era la Treves Blues Band alla festa della birra o della salamella, e arriva tutto il paese e qualcuno dice ma quanta gente, ma perché non organizziamo qualcosa di più? Organizziamo un festival del blues, e così sono nati da niente festival che adesso vantano 30-35 anni di storia. Ma per me è una cosa bellissima poter essere ricordato come uno, non soltanto come il musicista che suona il suo organetto, come dicevano i primi. Ma te sono l'organet? No, io sono l'armonica. L'organet, perché a Milano questo qui era l'organet. Andavi in un negozio, chiedevi un'armonica, ti danno quelle armoniche, ci chiamavano bravi alpini, per suonare musica tradizionale popolare. Vabbè. E quindi io sono felice di aver contribuito a questa diffusione capillare. Ed è uno dei motivi, e non lo dico per darmi delle arie, anzi, per cui nel 2014 mi hanno insignito della cittadinanza benemerita, volgarmente conosciuta come Ambrogino d'Oro, perché io veramente, ma non dico in Brianza quante feste ho organizzato e quanti momenti belli di blues. Poi io ho anche la fortuna di essere un fotografo, e quindi organizzavo le mie mostre di fotografia con i musicisti che ho fotografato. Ho avuto la fortuna di andare all'isola di Wight nel 1970, dove ho sentito tutti, Santana, Jimi Hendrix, Janis Joplin, i Doors. E quindi le fotografie, un po' di aneddoti, e così si crea l'interesse per il blues e l'interesse per questa musica che purtroppo in televisione non si vede mai, però fa niente, faremo più fatica. Quello che gli altri fanno in una settimana, noi magari ci mettiamo un anno, però vi posso assicurare che la soddisfazione è tantissima, è proprio forte, qualcosa che ti fa star bene. Infatti molta gente dice ti vedo ancora bello tonico sul palco al Castello Sforzesco, ma ci hai dato dentro, eh? E io rispondo, certo, perché faccio blues, il blues mi fa sorridere, il blues mi fa star bene, e non so, se facessi un altro tipo di musica ci sarei così. Certo.
Fabio, senti, un nostro ascoltatore del nostro dialogo dice una cosa che anche tu avevi accennato, cioè che rispetto al passato sono diventati un po' meno i locali dove si può ascoltare il blues, dove si può ascoltare della buona musica. E anche questo forse è un piccolo problema su cui si può provare a lavorare un po', no? È un grande problema, è un grande problema. Nel giro di poco tempo, complice purtroppo questo stato di cose, questa pandemia, sono stati chiusi dei locali che sono stati anche famosi per la diffusione della cultura blues, certo, che del genere blues, perché ripeto, il genere è un qualcosa che ha un suo percorso, un suo limite. La cultura blues è qualcosa di diverso. Io spesso dico che chi ama il blues è una certa persona, e a volte vado oltre, però io anche ai concerti dico: chi ama il blues è uno che non metterà mai delle mani addosso a una donna. Chi ama il blues non potrà mai, mai, mai schierarsi con un'ideologia che ha fatto dei danni permanenti. E chi ama il blues mette mano al portafoglio e offre il panino se c'è qualcuno che ne ha bisogno. Cioè, la cultura blues è una cultura di solidarietà, una cultura di integrazione, una cultura di pace. Io ho avuto la fortuna di andare in America diverse volte, e c'è un aneddoto. In Washington Square, che è un posto dove si radunano tantissimi, bel posto nel Village di New York, c'era un gruppo di afroamericani, di neri, che suonavano un blues incredibile. E allora io timidamente, in maniera anche un po', io non volevo fare antipatico, però ho tirato fuori l'armonica e mi sono messo a suonare con loro. E questi qua non mi hanno detto niente, ma quando hanno capito che ero entrato nel loro groove, nel loro spirito, non come il turista che voleva fare chissà che cosa, mi hanno detto: ok, go, blow your heart, suona la tua armonica. E io ci ho dato dentro. Poi si è finito, applausi, è arrivato il leader di questi qua che mi ha detto, testuali parole: ok, ma non pensare che ti diamo qualcosa. Io ho detto: ma no, ma stiamo scherzando, ma io sono lieto. Where are you coming from, guy? From Italy. Italy? Pizza, mandolino, blues. E poi allora li ho salutati, stavo per andare via. Hey man, what are you doing? Hey tipo, cosa stai facendo? Te ne vai via? Dico: beh sì, non volevo disturbare. No, stay here and play the blues with us. E questo lo racconto quasi sempre perché erano musicisti veramente bravi, avevano, certo, una certa età, io ero poco più che un ragazzo. E l'accettazione, uno viene dall'Italia, ma io sono nato con i musicisti che arrivavano dall'Islanda, uno dice l'Islanda, cosa c'è? Perché quando due persone si incontrano su una panchina, fateci caso, non si mettono a fare il clavicembalo ben temperato di Bach, non si mettono a picchettare le arie di Verdi o di Donizetti, ma si mettono con la chitarra e tre accordi e fanno blues. Quindi il blues è la prima forma di comunicazione. E cosa c'è di più bello che comunicare con una persona che non conosci? Come ci comunichi? Magari tu non sai parlare la sua lingua, lui non conosce la tua, però ci si riesce a comunicare con un'armonica, una chitarra. Facciamoci un pensiero, ma è una cosa incredibile. Se succedesse anche con i capi di Stato, se succedesse anche con le persone che contano e governano il mondo, non sarebbe una cosa stupenda. Fabio, senti, ma un nostro ascoltatore ricorda anche che il blues è anche una musica di strada. Ho in mente un pezzo proprio di Blues Brothers in cui, se non ricordo male, è John Lee Hooker che canta e suona nelle strade proprio di Chicago. E quindi mi chiedevo anche se la musica di strada, proprio la possibilità di suonare blues in strada, possa essere un altro canale, un altro veicolo per veicolare i contenuti e la cultura del blues. Certo, e infatti io mi sono fatto promotore
Dovete sapere che fino a poco tempo fa i musicisti di strada a Milano venivano multati per disturbo della quiete pubblica, per come andavano in giro, e quindi io mi sono fatto portavoce di queste istanze giuste, di gente che dice: ma noi non danneggiamo, non facciamo niente di male, i musicisti di strada esistono, li vedi suonare nelle Ramblas, li vedi suonare a Trafalgar Square, li vedi suonare al Village. Ogni grande città ha i suoi artisti da strada, e quindi mi sono fatto portavoce di questo, e adesso finalmente c'è un, non dico un album, ma c'è una specie di tesserino degli artisti da strada, dove non rischiano più multe di essere, e io ho visto dei bravissimi musicisti da strada, e quando mi hanno visto qualcuno si è emozionato, perché molti di loro facevano del blues. E io dicevo, facevo l'occhiolino, dateci dentro perché è giusto far sentire il blues. Il blues, c'è anche ancora una rassegna bellissima che si chiama Busker Festival a Ferrara, che ospita tutti gli artisti da strada. Molti fanno blues, ma molti fanno musica occitana, musica irlandese, musica popolare con gli strumenti più disparati. E la tradizione del bluesman con la custodia della chitarra che suona in Maxwell Street è una delle immagini più belle e più leggendarie del blues che si hanno, perché mai, 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 mai tradire le origini, mai abbassare la guardia, mai lasciare la strada del blues per qualcos'altro. Ricordiamoci quello che ha detto il mitico Eric Clapton, che dopo una fase della sua vita pazzesca, distrutto da droghe e alcol e da dipendenze varie, ha detto: io mi sono aggrappato al blues come un'ancora, il blues mi ha salvato e io voglio fare tanto per il blues e per gli altri. E ha fondato quella istituzione meravigliosa che è Crossroads, che si occupa anche di, certo, di recuperare babababababa. Certo. E quindi è bello. Ascolta, ti faccio un'ultima domanda che viene dai nostri ascoltatori. Tu hai detto, e mi è piaciuto molto questo, che il blues è anche una musica che, diciamo, è una musica del rispetto, anche del rispetto per le donne, e però nell'immaginario il blues è prevalentemente una musica suonata da maschi. Com'è la situazione? Ci sono donne che suonano il blues? Ce ne sono tante? Che caratteristiche ha questa scena femminile, diciamo, del blues? Ce ne sono tante. Io non vorrei fare l'elenco come un professorino del blues, perché non sono mai stato e non lo vorrò mai essere, ma ci sono talmente tante brave cantanti e chitarriste che hanno ripreso l'eredità delle varie Big Mama Thornton, Aretha Franklin, posso citare Ian James, posso citare la moglie di Derek Tax, un grandissimo chitarrista di blues, che è Susan Tedeschi, e addirittura io tempo fa suonai e conobbi una bravissima chitarrista finlandese, ma anche da noi qua in Italia abbiamo tante donne che suonano blues e che si sentono nelle razioni di blues, ed è una cosa che fa piacere, perché ripeto, il blues è la vita di tutti i giorni. Poi la cosa bella è che ognuno, perché io volevo anche ricordare dei miei amici che purtroppo se ne sono andati troppo presto, che hanno condiviso con me questa visione del mondo del blues, hanno portato avanti il blues in Italia. Guido Toffoletti, che è partito da Venezia ed è stato un grande cantore del blues assieme a Rudy Rotta, a Napoli Pino Daniele è partito con il blues, certo. Lo stesso Edoardo Bennato, anche dai suoi primi album da cantautore, aveva delle reminiscenze blues, poi lui suonava l'armonica, suonava poi la chitarra. Roberto Ciotti a Roma, il mio blues brother, quello che è diventato anche famoso per le bellissime colonne sonore dei film di Salvatores, Tournée Marrakesh Express. E quindi il fatto che in Italia questi giovani, 50 anni fa quasi, abbiano deciso di andare in controtendenza
dove in Italia si ascoltava molto cantautorato politico, il jazz d'avanguardia, nuove tendenze, il progressive rock, tutti i generi che in tanti anni sono finiti. E invece il blues è tutto avanti. Non penso che siamo fortunati noi gente del blues. Siamo fortunati ad aver amato questa musica e di aver sempre percorso in maniera bella, lineare, questa strada del blues. Fabio, sai che i nostri ascoltatori vogliono chiederti delle altre cose, allora io ti giro ancora le ultime due domande prima di chiudere. La prima è una domanda non facile, immagino, ed è fatta da un ragazzo giovane che ci sta ascoltando e che dice: quali sono le principali differenze fra blues e jazz? Tu all'inizio hai detto, no, che in Italia si suonava jazz e il blues era un po' un ospite nei locali e nei festival del jazz. Qual è la differenza? Allora, e poi è ancora più difficile, un nostro ascoltatore dice: ma chi sono i tuoi artisti blues preferiti? Allora, la differenza tra jazz e blues: il jazz nasce dal blues. Il blues è un qualcosa che parte dai famosi canti che si sviluppano sin dall'Ottocento, i canti di quelli che venivano portati, ripeto, con le catene ai piedi, venivano portati dalle navi schiaviste dall'Africa occidentale, arrivavano sulle coste dell'America orientale. E poi si sono evoluti i minstrels, i canti di lavoro, i canti di protesta, i canti di chiesa. Poi è arrivato il jazz con degli strumenti che non appartengono al blues, cioè gli strumenti a fiato nel blues non esistevano, esisteva l'asse da lavare, esisteva la chitarra, l'armonica, un simil basso costruito su un pezzo di legno con una corda sola infilato in un secchio che faceva da accompagnamento. E poi negli anni 20 c'è la nascita del grande jazz, che poi ha portato alla nascita delle grandi orchestre negli anni 30 e 40. Poi dopo dagli anni 40 si è passato al bebop, Charlie Parker, poi dopo è arrivato Mingus, Dizzy Gillespie, Coltrane. Ed è fa parte, io non sono un fondamentalista, per me un jazzista è comunque uno che arriva dal blues. Io ho incontrato e conosciuto tantissimi musicisti di jazz famosi e mi hanno detto: Reves, se non ci fosse stato il blues è primordio, molto probabilmente non ci sarebbe stato neanche il jazz. Quindi un'evoluzione del blues, il jazz nelle grandi orchestre, quando ci si aveva voglia di ballare, quando poi finita la guerra c'è stata proprio l'esplosione del boom della musica ballabile, che poi ha dato origine anche a rock and roll. Certo. Il jazz è un'altra famiglia, però è sullo stesso pianerottolo del blues, non è che abita qualche piano sopra. Certo. La seconda domanda: quali sono i miei artisti preferiti? Guarda, ce ne sono talmente tanti come da discoteca, però ce ne sono due o tre che sono nel mio cuore. Sono Mississippi Muddy Waters, un grandissimissimo, e io consiglio a chi ci sta ascoltando di andare a cercare in rete il bello di questo strumento che è il computer, perché io una volta dovevo andare alla biblioteca Sormani per saperne qualcosa di più sui musicisti di blues. Adesso invece con un click ti puoi vedere dei filmati in bianco e nero di 40, 50, 60 anni fa e stare tutta la notte ad ascoltare Muddy Waters. Un altro è B.B. King, di John Riley, B.B. King, con le sue storie stupende sul suo passato, sulla sua vita. E poi tanti, tanti, tanti che io non considero minori, considero lo stesso piano, ma sono talmente tanti: Johnny Hooker, Charlie Musselwhite, Bob Diddley, Willie Dixon, Howlin' Wolf, ma sono veramente tantissimi. E ognuno racconta cose diverse, ognuno racconta una vita faticosa, ma una vita bella, perché quando loro salivano sul palco si dimenticavano di tutto. Tanti musicisti che sono purtroppo sono morti in miseria, eppure avevano fatto tante cose per il blues.
però mai dimenticati, ma mai dimenticati, soprattutto da quei musicisti bianchi che da questi musicisti afroamericani hanno preso veramente tanto. Ed è una cosa bella, perché ci fa capire che il blues è veramente una musica di rispetto, dove non esiste nessun tipo ovviamente di discriminazione. E Muddy Waters, gli ultimi dischi, ce l'ha fatti produrre da Johnny Winter, che è un musicista albino del Texas, più bianco di così. E molti musicisti che hanno portato i loro dischi dei musicisti di colore dicendo: io ho fatto questo disco pensando a te, grazie. E questi ringraziamenti alla fine hanno fatto sì che la musica blues va avanti con successo. Esistono radio che trasmettono solo blues, esistono bei concerti, speriamo che questa pandemia ci dia tregua e si possa riprendere, andare ad ascoltare del buon blues. E io sono convinto, e questo è il mio messaggio a tutti quelli che ci hanno seguito: venite al concerto di blues, che sia la Travis Blues Band o un altro non fa niente, sia a Milano meglio la Travis Blues Band, e vedrete che magari riascoltando questo nostro incontro capirete quello che volevo dire, perché soltanto con ascoltando uno capisce meglio che tipo è Travis, cioè che tipo è la sua musica. Certo. Fabio, ti ringrazio tantissimo. Posso chiederti un'ultimissima cortesia? Ci regali ancora un passaggio con la tua armonica, pensando un po' a qualcosa che sia qualcosa che richiama questo tempo sospeso nel quale siamo, ma anche l'auspicio dei concerti a venire, perché noi ti aspettiamo al Politecnico per suonare insieme a tanti ragazzi e a tante ragazze. Volentieri, come puoi capire, da solo con l'armonica è difficile, però cerco di fare la mia bella figura. Veramente ancora voglio ringraziare tutti voi, dalla regia a te, a tutti i collaboratori di questa piattaforma. Grazie di questo incontro, mi avete fatto felice dandomi la possibilità di raccontare a tanti ragazzi e ragazze chi è Fabio Trevis. Grazie ancora. Grazie a te. È stato un onore e un piacere. Grazie. Grazie ancora. Ciao.